Erano essenzialmente in grande quantità pneumatici usati e poi parti meccaniche e ogni ben di Dio purtroppo insomma accumulato e secondo il costume che il rifiuto porta il rifiuto, mentre magari il pulito induce a stare più attenti, in quel caso lì insomma si è andato oltre ogni possibilità insomma, di sopportazione. Rifiuti speciali di ogni genere disseminati in un'area di circa un ettaro a San Zeno, finita ovviamente sotto sequestro. A scoprire una vera e propria discarica incontrollata alle porte della città sono stati i carabinieri forestali. L'avevano notata, tra l'altro, lungo la linea dell'alta velocità. In questo caso è stata un'osservazione diretta del nostro personale che ha permesso appunto di accertare questa situazione del tutto. A seguito delle indagini è emerso che la disponibilità del sito era da parte di una nota officina del posto che vi accumulava i rifiuti per alcune centinaia di metri cubi provenienti dalla propria attività senza però alcuna autorizzazione. Il tutto era reso ancor più pericoloso dalla vicinanza alla linea ferroviaria. Una zona anche un po' delicata perché spesso le scarpate ferroviarie sono interessate, possono essere interessate appunto da incendi, inneschi. Ecco, la presenza di così tanti rifiuti, soprattutto quel tipo di rifiuti, soprattutto pneumatici, insomma, potrebbe essere un rischio notevole, insomma. Anche perché avrebbero potuto causare una nube tossica. Certo, se dovesse essere scappato un incendio in quella situazione sarebbe stato grave. Il legale rappresentante dell'impianto e proprietario è stato così denunciato per la discarica abusiva. L'area è stata posta sotto sequestro preventivo per impedire che potessero continuare gli accumuli o lo smaltimento illecito. E oltretutto, diciamo, era anche un pessimo biglietto da visita per chi passa ad Arezzo, insomma, questa visione poco edificante della nostra città.